Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non ha la possibilità di fare la destra e quindi si scatena una competizione tra Salvini e Meloni perché perde forza questo argomento. E quindi la strategia, Franco Bernabè, restano il vittimismo, il complottismo. Abbiamo sentito anche ieri Giorgia Meloni, no, dire che su di lei, sulla sua famiglia, solo fango. E insomma, continuamente ricorda che lei nella versione underdog, o essendo underdog, va contro i poteri forti che la osteggiano, va i media mainstream la osteggiano. È una buona strategia quella di... Ah, è che lo stress da ponte di comando ti porta a fare ogni tanto dei grossi errori. E io per credo esempio, che... qual è il più grosso errore? Nel senso di... avere un atteggiamento molto aggressivo. Quello che il Paese si aspetta, dato il consenso che ha attribuito a Meloni, è che Meloni abbia la padronanza della situazione e dia dei messaggi tranquillizzanti. Il Paese non ha bisogno di essere agitato o di avere messaggi negativi, perché già c'ha tanti problemi ai quali pensare. Quindi vuole che avere come riferimento un Presidente del Consiglio che dà il senso e dà l'impressione di avere sotto controllo la situazione e di sapere che cosa fare. E quindi quello si aspetta dal Presidente del Consiglio. Ma sono attrezzati la Meloni e questo governo? Come? Per fare questo sono attrezzati? Certamente hanno il problema che mancano di esperienza di governo, ma questo io credo che la Meloni, essendo intelligente, se la farà, o spero che se la faccia rapidamente. Certo, queste prime mosse di reazione così nervosa Non sono molto incoraggianti e credo che siano un errore. Come un errore la comunicazione sul suo familismo, perché dà la notizia due volte. Cioè, finché lo dice qualcuno adesso, con tutto rispetto per i giornalisti, ma quello che scrive un giornale lo si legge oggi, domani mattina è dimenticato. Però le parole del Presidente del Consiglio